Buongiorno a tutti, siamo a Manfredonia, immersi in questo splendido paesaggio, in una bellissima giornata, con l'onore di poter intervistare Rosanna Trotta, attrice di una nota compagnia teatrale a Manfredonia. Buongiorno Rosanna. Buongiorno a lei. Rosanna, da quanto tempo la vostra compagnia opera a Manfredonia? Allora, noi operiamo a Manfredonia da 15 anni, da quando il nostro regista Michele Trotta, che lavorava a Roma come attore di teatro, praticamente lo faceva per professionismo, è andato in pensione e ha voluto continuare questa sua passione qui a Manfredonia, mettendo su una compagnia. Quindi noi operiamo come compagnia palcoscenico, che ormai va da sé. E quando una compagnia teatrale è così longeva, si deve porre il problema di variare e di non ripetersi, anche se vogliamo, una sfida nell'affrontare argomenti ed epoche diverse. E così ci siamo dati una navigazione di 3 anni in 3 anni, praticamente operiamo con delle trilogie. Rosanna, spieghiamo ai nostri spettatori cosa significa trilogia nel vostro campo, questo termine. Sì, trilogia nel senso che noi trattiamo un'epoca per 3 anni, dopodiché cambiamo epoca, non sempre consecutiva alla precedente. Quindi noi spaziamo, come già detto, da epoche che vanno dall'antica Grecia al Medioevo. E qui permettetemi di mettere una chicca. Il mio esordio è stato proprio con una commedia ambientata nel Medioevo, che io porto nel cuore. Naturalmente le porto tutte nel cuore, però come si dice, il primo amore non si dimentica mai. E come ho detto, spaziamo dall'antica Roma al Medioevo, dal 600 al 700 e contemporaneità fino ai giorni nostri, cercando di affrontare questi spazi temporali con argomenti che si confrontano con vizi e virtù tipici di quell'epoca, contemporaneamente che va dagli anni subito prima della seconda guerra a quelli subito dopo. Quindi è affrontare un viaggio nel tempo. Esatto, lo affrontiamo noi e lo facciamo affrontare anche il nostro pubblico. In modo divertente, ironico. Esatto, esatto. Vogliamo dire ai nostri spettatori il titolo dello spettacolo che si farà? Certo, lo spettacolo ha come titolo Il Buscioso con i Lupini, viene tralato. L'ambiente è la Manfredonia appena uscita dalla guerra, ma di un livello sociale benestante, la famosa borghesia terriera. L'argomento gira intorno alla bugia, che la bugia possiamo dire che può essere un vizio, quando, tenendo un paragone con l'attualità imminente, è strumento della politica imbrogliona, che la usa per i propri interessi, per interessi personali a scapito del cittadino, e che si è bevuto purtroppo le tante promesse fatte ma mai mantenute. Oppure la bugia può essere un po', se vogliamo dire provocatoriamente, una virtù, quando chi mente lo fa a fin di bene, la cosiddetta bugia bianca, o per uno scopo nobile o per ispirare un sogno nell'interlocutore. Sognare fa parte della natura, guai a farne a meno. Se non si vuole condurre una vita scialba e piatta, priva di interessi. Purtroppo oggi si conduce una vita concentrata sul quotidiano affanno per garantirsi un benessere materiale. E qui, se permettete, aggiungo un'altra mia chicca. Quando sono con la mia amica, molte volte espongo i miei sogni. Io sono una sognatrice patologica, mi piace sognare perché mi fa vivere anche meglio, e quindi le dico: voglio fare questo, voglio andare lì, voglio realizzare questo e quant'altro. E la mia amica simpaticamente mi guarda e mi dice: ma Rosanna, hai tutte queste possibilità? Io le rispondo: certo che no, però lasciami sognare, perché il sogno è una libertà senza prezzo. Esattamente. Quindi sognare fa bene, provateci. Grazie Rosanna. Dopo questa bellissima perla di saggezza, vogliamo dire ai nostri spettatori quando andrà in scena la vostra recita, sì. Dove? Allora, noi siamo a Lucio D'Aro dal 16, 17, 18 e 19 maggio. Penso di aver detto tutto. Va benissimo, grazie, vi aspettiamo in tanti, anzi in tantissimi. Un abbraccio. Trascorrere una serata divertente all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Benissimo Rosanna, grazie ancora. Grazie a lei, buona giornata.